Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di una cosa che molte persone si domandano, molte volte me lo viene anche chiesto in privato, eccetera, che riguarda le agenzie immobiliari contro il privato. Che cosa vuol dire contro il privato? Ci sono delle persone che dicono: guarda, io ho deciso di fare investimenti immobiliari, devo fare la mia prima operazione, ma l'agenzia mi sembra che sia una spesa inutile, perché magari faccio un appartamento da, ipotizziamo, 100.000 euro, l'agenzia mi chiede il 3% in fase d'acquisto, dopodiché mi chiede il 3% in fase di vendita, che magari vado a rivendere a 170.000, vuol dire che alla fine l'agenzia mi viene a costare, non dico 10.000 euro, ma quasi, quindi sono tanti nell'operazione. Io questi 10.000 euro potrei risparmiarli e quindi guadagnare 10.000 euro in più. Cosa ne pensi? Allora ragazzi, non è proprio così, nel senso che può essere vero il fatto che magari con il privato questa equazione potrebbe essere anche realistica, anche se io ti dico la verità, non ci credo minimamente. Ti dico anche perché. Io alla fine ragiono su un conto economico finito. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io considero, quindi sul caso che abbiamo fatto prima, 100.000 euro per me deve essere la sommatoria di tutte le voci, compresa l'agenzia immobiliare in fase di acquisto e in fase di vendita se la dovessi pagare. Quindi alcune volte le pago, altre volte no, eccetera. Quindi dipende ovviamente anche dagli accordi che io ho preso con le agenzie. Detto questo, è fondamentale capire che effettivamente se io spendo 100.000, sono disposto a spendere 100.000 anche con un privato, perché tanto non ho le spese di agenzia. Non pensare che andare a trattare con un privato sia più facile rispetto a fargli fare questo lavoro all'agenzia. Perché? Perché l'agente immobiliare loro lo percepiscono come una figura che sta dalla loro parte, quindi loro lo considerano una persona che sta facendo i loro interessi. Mentre invece quando tu vai da un proprietario, quindi da investitore, nelle vesti di investitore, loro ti vedono come una persona che sta speculando, come una persona che ci vuole guadagnare dei soldi tramite il suo immobile. E quindi, guarda caso, la trattativa ovviamente diventa per forza di cose più difficile. Quindi è chiaro che tu puoi anche trattare con dei privati, io faccio molte operazioni anche con i privati, perché mi capitano, perché magari trovo degli annunci, perché magari qualcuno me lo comunica, o perché magari qualcuno non vuole dare alle agenzie magari l'incarico e via dicendo, quindi io lo trovo come privato. Ma ti posso assicurare che questa problematica si pone sempre, quindi io devo entrare poi nella testa del proprietario e cercare di, tra virgolette, punzecchiarlo da diversi lati, quindi non è così semplice. Un'altra cosa è che, ma non perché sono io, sono sicuramente un abile negoziatore, quindi questa cosa è importante, non solo io, anche Eddie, mio socio, tante volte quando ci capita il privato lo martelliamo in due. Perché? Perché bisogna farlo prima fidare da noi e successivamente si cominciano a fare le proposte e tutto il resto. Ma non è una cosa semplice, soprattutto se tu appunto non sei un abile negoziatore. L'agente immobiliare invece è una persona in teoria neutra, cioè per lui, lui lo vede appunto dalla sua parte, quindi l'agente immobiliare, ti faccio questo esempio, no? Io voglio portar via l'appartamento che magari lui si aspetta di prendere 140.000, lo voglio portare via a 100.000. Io vado dal proprietario e il proprietario, se io dovessi andargli a dire direttamente ti do 100.000 e questa persona non è particolarmente motivata, ma anche se è motivata, probabilmente se la prende e mi manda anche a quel paese. Mentre invece se ad andarci è l'agente immobiliare che cosa fa? Si lava le mani, come è giusto che sia, cioè è così che si fa. Cioè l'agente immobiliare arriva lì e gli dice, facciamo un esempio, Mario, guarda, ho preso una proposta, non è quello che tu ti aspetti, quindi te lo dico subito, ma io comunque sono tenuto a prendere le proposte dai clienti. Quindi è arrivata questa persona che è disposta a pagarti subito per il tuo immobile. Valutiamo insieme se può essere il caso di darglielo e quindi dire va bene, oppure valutiamo se è il caso magari di fare una controproposta, per esempio. Ti dico già subito che è più bassa rispetto a quello che tu ti aspetti di monetizzare, ma io intanto l'ho presa, quindi vediamo che cosa succede. Allora,
viene chiamato in agenzia. Queste parole non le dice direttamente al telefono, ma le dice semplicemente che c'è una proposta, ok? O le dice ti voglio parlare, basta. In agenzia gli dice le parole che ti ho detto prima e poi gli fa vedere la proposta a 100.000. Quindi questa persona tante volte si incazza, quindi a quel punto tante volte le persone scappano, ci vanno via, incazzate, dall'ufficio. Ma intanto ci pensano, intanto hanno visto arrivare una proposta che prima magari non era arrivata. Quindi cominciano comunque a percepire che è quello probabilmente il prezzo del loro immobile. Quindi può piacere, può non piacere, ma comunque è un segno che quell'immobile, qualcuno quantomeno, ha offerto quei soldi. E questo è un dato certo, cioè non è una cosa, forse, no, è un dato certo, cioè qualcuno ha scritto, ha lasciato un assegno e quindi qualcuno ha scritto. Quindi diciamo l'agente immobiliare in quella veste, cioè se fosse stato l'investitore a fare una proposta così diretta, infatti l'investitore non la fa così diretta, cioè io non la faccio così diretta, se qualcuno la fa così diretta la maggior parte delle volte gliela bocciano sicuro. Mentre l'agente immobiliare lo può far sedere e gli dice questa è la proposta, quindi poi ne parliamo, decidiamo, vediamo che cosa fare e via dicendo. Quindi questa cosa è fondamentale, se ci pensate, è fondamentale. A questo punto la persona decide che cosa fare, l'agente immobiliare ti permette poi successivamente in fase di rivendita di risparmiare tempo, perché ragazzi ci sono dei miei immobili che hanno fatto 50 visite prima di essere venduti, cioè 50 visite, sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che io devo impiegare il mio tempo per andare a fare tutte quelle visite e vuol dire anche che io reputo il mio tempo poco importante fondamentalmente, invece di andare a fare le cose che per un investitore sono fondamentali. Guarda per esempio raccogliere capitali, guarda per esempio cercare operazioni immobiliari, che sono cose molto più importanti rispetto ad andare a fare le visite. Effettivamente ragazzi questa cosa mi permette di andare in leva perché io utilizzo il tempo di un'altra persona. Non solo, fare tutto da solo vuol dire cercare solo i privati, vuol dire privarti di tutte le operazioni che sono da fare tramite agenzia. Quindi non so quanto questa cosa sia intelligente, cioè io ti dico, per me è una stronzata pazzesca. Però ci sono delle persone che sono improntate purtroppo sul risparmio, in realtà, come vi ho detto prima, è un grosso errore, quindi non si dovrebbe fare questa cosa qua. Però ognuno la pensa come vuole, io ti volevo dare il mio parere, il mio punto di vista di come la penso, che credo appunto sia molto importante ed è basato sulla mia esperienza. Quindi io sono arrivato adesso al mio posto di destinazione e ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!